Un bell'oratorio questo qui, oltretutto l'oratorio della tua comunità pastorale. Sì, praticamente questo è il mio oratorio, in particolare dove ci va il mio bimbo, no? Che ha 10 anni, sono i suoi amici, e viene a fare catechismo qua, ma questo è stato l'oratorio dove i miei soci scarsi, Aldo e Giovanni, hanno frequentato l'oratorio, quando ancora non c'era questo terreno di erba sintetica, ma c'era le pietre, quelle dure, no? Quindi lì sono caduti diverse volte, hanno pestato la testa. Vuoi dire che il trio è nato su queste pietre di oratorio? 2/3 del trio, sì, perché Aldo e Giovanni per davvero hanno frequentato questo oratorio. Io invece andavo all'oratorio in provincia, a Villa Cortese, dove sono nato e cresciuto, e ho frequentato là l'oratorio, e come loro ho passato dai 6 anni ai 14 anni, sabato e domeniche comprese, all'oratorio, perché era l'unico luogo di svago oltre alla famiglia. Che cosa vorresti che imparasse tuo figlio in questo oratorio, e se sono gli stessi valori che in fondo hai imparato tu? I valori sono gli stessi, e io sono qua, credo, con altre persone a sostenere l'iniziativa degli oratori, perché credo che negli ultimi anni l'oratorio abbia perso un pochino di, come si dice, di smalto, così, no? Adesso, per dire una parola, per dirla in francese, no? Chi viene all'oratorio è considerato un po' uno sfigato, no? Invece all'oratorio no, si imparano un sacco di cose. C'è chi ha imparato a giocare a calcio, io no, però Bergomi, Prandelli, Locatelli, altra gente. C'è chi ha imparato a suonare la chitarra e è diventato un artista come Davide Van der Sfrosi ed altri, e c'è qualcuno che ha imparato il mestiere anche del teatro, per cui non è un luogo come ve lo immaginate. È che adesso la modernità, tutti vogliono mandare i figli a fare il corso di tiro con l'arco, a mandare all'Accademia Calcio del Tottenham Arsenal, eh? In realtà se l'oratorio è un test incredibile, se sei sfigato a calcio all'oratorio, ma dove vai? Quindi vedete qua.